A una prima impressione la risposta del motore è ottima, la spinta è robusta e progressiva su tutto l'arco dei giri e anche il cambio risponde particolarmente in maniera rapida. Per quanto riguarda l'assetto, abbiamo un assetto abbastanza rigido, non quello che ci si aspetterebbe da una francese, e anche nelle curve la macchina si comporta in maniera precisa e piatta. Se vogliamo ottenere dall'auto una guida più sportiva, è sufficiente spostare il selettore in modalità sport e il cambio in modalità manuale. In queste condizioni il motore tira fuori una bella grinta, la spinta è piena e costante su tutto l'arco dei giri e anche il cambio ha logiche modificate e punti di cambiata modificati anche in eventualmente modalità automatica e tira fuori una buona velocità. La parte che convince di più comunque è l'assetto, che è sorprendentemente piatto per una vettura come questa, che tutto sommato è una vettura turistica, e consente di togliersi delle buone soddisfazioni tra le curve.